Allora, il futuro della mobilità sostenibile non è facilmente identificabile. Potrebbe essere quello elettrico, come potrebbe essere una mobilità ancora su motori a combustione, però alimentati a idrogeno. Per quanto riguarda invece la genesi dei piani di traffico e quindi la loro storia, ormai sono piani che sono datati da una sessantina d'anni, e in 60 anni e allora sì che sono cambiati i mezzi e le città che ospitano i mezzi. Quindi cercheremo di analizzare questo oggi, questa mattina, anche con un focus su quelle che sono le possibilità del fitto di mezzi alternativi rispetto all'acquisto e dove questo tipo di pratica debba poi essere in qualche modo incentivata solo con dei supporti statali. Ci sono anche un altro intervento, che è quell'altro che riguarda la qualità dell'aria nella città in funzione del traffico. Quello mio è un intervento piuttosto veloce, perché farò una storia in 5 minuti dei piani della mobilità, e soprattutto negli successivi 5 minuti farò una storia più interessante che riguarda come valutare il lavoro del tecnico che ha fatto il piano della mobilità.